Buonasera, si è svolto questa mattina alla Camera di Commercio di Imperia un convegno sulla riqualificazione energetica degli edifici come motore di sviluppo locale, una tematica importante sotto diversi punti di vista per quel che riguarda il risparmio, il lavoro e l'ambiente. All'incontro, rivolto ad amministratori, professionisti e associazioni di categoria, erano presenti anche l'assessore regionale all'ambiente, Renata Briano, e il presidente della Commissione Attività Produttive della Regione Liguria, Sergio Scibilli. Sentiamo. Assessore, quello che viene trattato oggi è un argomento molto importante sotto più punti di vista. Sì, oggi noi proponiamo, per quanto riguarda l'efficientamento energetico, insomma, un nuovo modo di lavorare a partire dalle amministrazioni pubbliche. Volevamo un po' estendere, diciamo, queste sperimentazioni che in Liguria si stanno facendo, partendo dai condomini, che riguardano la maggior parte della popolazione della Liguria. Ecco, l'efficientamento energetico dei condomini ha tre vantaggi. Il primo sicuramente è quello di un risparmio. C'è una spesa iniziale che però poi negli anni porta a un risparmio Un notevole, un investimento. investimento, ma anche poi un risparmio proprio sulle bollette, insomma sulle spese quotidiane che le famiglie devono purtroppo con sempre più difficoltà portare avanti. L'altro è quello di, in un momento di grande crisi anche sui temi del lavoro, soprattutto per chi lavora nel settore dell'edilizia. Può essere, diciamo, un nuovo canale di sviluppo, di nuova occupazione. Chiaramente ci vuole anche formazione, ci vuole un lavoro condiviso con tanti soggetti, però questo è sicuramente un'opportunità. E ultimo è un vantaggio per l'ambiente, perché l'efficienza energetica, così come le energie rinnovabili, portano a una diminuzione dell'inquinamento. Insomma, la qualità del nostro ambiente, dell'aria che respiriamo è un bene di tutti, ci teniamo tutti, c'è sempre più sensibilità anche in questo. E crediamo che appunto sia davvero un progetto nuovo, un modo nuovo per andare avanti. Ecco, Un messaggio culturale, possiamo dire. questo poi è il nodo principale. Deve essere un cambiamento culturale e forse il fatto che si stenti un po' andare avanti in questa direzione vuol dire che non c'è ancora quel substrato culturale necessario e su questo bisogna lavorare tanto. Però quando illustriamo queste proposte poi c'è entusiasmo e io dico anche basta che si parta in pochi, poi a cascata, no? Le buone pratiche coinvolgono tutti. Il Il ruolo della politica è quello di dare impulso. ruolo della politica è quello di facilitare questi percorsi, che poi economicamente possono stare in piedi anche da solo, però per esempio investire nella formazione, semplificare le procedure, le norme, insomma, per permettere a chi voglia portare avanti questo tipo di progetti di poterli fare senza grandi problemi. Il messaggio deve arrivare ad amministratori, ma anche professionisti, associazioni di categoria. Sì, questo è un progetto che riguarda l'involucro, cioè le abitazioni e le case, ma che ha bisogno di un ausilio concreto. L'ausilio concreto intanto è quella della diagnosi energetica, quindi capire lo stato di salute del nostro edificio. Per fare questo ci vogliono dei professionisti specifici, non può essere un tema delegato in termini assolutamente generici, chi ne studia di questa materia. Dopodiché ci devono essere le imprese. Le imprese hanno due possibilità. La prima è quella della riqualificazione energetica e quindi quello di intervenire sugli impianti. Ma c'è un aspetto più, diciamo, più generale, che è quello dell'utilizzo dei materiali. Questa mattina ne abbiamo parlato, è stato citato Casa Clima, che è un esempio però di Bolzano, di un'altra regione, con esperienze completamente diverse, con anche temperature di climatiche completamente diverse. La nostra scommessa, la nostra, diciamo, sfida che vorremmo fare è quella di creare invece sul territorio una forma di chilometri zero di quello che è la nostra produzione e quindi coinvolgere anche le imprese, coinvolgere gli installatori, coinvolgere i produttori per esempio noi abbiamo tantissimi serramentisti che ormai sono in grado di produrre materiali propri. Ecco, questa è l'idea, per esempio, quella di collegarla alla filiera del bosco, che è uno dei temi che riguarda l'assessorato all'agricoltura, che riguarda un grosso lavoro che sta facendo l'assessore Barbagallo. Quindi è un insieme di situazioni. E poi c'è naturalmente anche la formazione. Lo dicevo prima, i professionisti vanno formati e in questo ci sono dei progetti europei che ci si può accedere per ottenere anche dei finanziamenti in questo senso.
Tornerà a riunirsi domani sera alle 20.45 il Consiglio Comunale di Sanremo. In apertura di seduta si procederà alla surroga di Alberto Biancheri, dichiarato decaduto perché incompatibile con la sua carica di presidente del Circolo Golf degli Ulivi, con il neoconsigliere Marco Musizzano. Dopo le interpellanze, all'ordine del giorno figurano l'approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'IMU, un ampio dibattito sul casinò e la votazione del bilancio consuntivo 2012. E prosegue a Sanremo il progetto dedicato alla sicurezza relativo alla dotazione di una serie di defibrillatori. Gli ultimi due sono stati posizionati sul lungomare al termine di un corso che ne ha illustrato il loro utilizzo. Sentiamo. Sono stati 131 i partecipanti al corso di BLSD, Basic Life Support Defibrillation, svolto a Sanremo nella spiaggia Mirasole e nella passeggiata sovrastante sul lungomare Vittorio Emanuele II. La giornata è stata organizzata dall'associazione Nuovo Ritmo nel Cuore di Sanremo, che appartiene a Mantieni il Ritmo del Cuore. Tra gli iscritti anche il personale della Capitaneria di Porto, con il comandante Andrea Betti, alcuni agenti della Polizia Municipale, numerosi bagnini ed abitanti anche del centro storico, dove è già stato posizionato un defibrillatore. A tutti loro, con il supporto del 118, che ha convalidato gli attestati finali, sono state mostrate le manovre da compiere per intervenire in caso di arresti cardiaci, per diffondere sempre di più la cultura dell'emergenza e l'utilizzo del defibrillatore come strumento salvavita. Si tratta di defibrillatori che eseguono autonomamente la diagnosi sulla persona soccorsa e predispongono la scarica solo in caso di necessità a seguito di arresto cardiaco. Sono apparecchiature autonome che guidano il soccorritore nelle operazioni e che quindi non presentano margini di errore. A Sanremo intanto prosegue il posizionamento di questi importantissimi defibrillatori, che saranno 8 tra fissi e mobili. Si è così svolta l'inaugurazione di una postazione presente all'ingresso dei bagni Mirasole, mentre un'altra sarà posizionata all'altezza della passeggiata dell'Imperatrice. L'obiettivo è stato quello di rendere le spiagge cardioprotette attraverso la formazione di chi vi lavora, ma anche dei semplici cittadini che possono trovarsi di fronte a situazioni di emergenza. La giornata si è conclusa con una dimostrazione di salvataggio in mare con moto d'acqua a cura di K38 Italia Water Safety Rescue, un sistema ormai collaudato sul litorale sanremese che rappresenta una garanzia in termini di intervento in caso di emergenza in mare. Il partito Scelta Civica di Mario Monti ha fatto sapere con una nota ufficiale che alle prossime elezioni non si presenterà con il suo simbolo né in aggregazione ad altri partiti. I tempi per fare il governo sono stati infatti molto lunghi ed hanno impedito al partito di fare quei passaggi necessari per darsi uno statuto e un direttivo definitivo. Questo ha comportato anche la situazione ancora da definire in merito agli organi territoriali. All'interno del movimento si aprirà quindi a breve un momento costituente che potrà dare sia sul nazionale sia sul regionale le linee guida per iniziare il processo di radicamento del movimento. Paolo Strescino, ex sindaco della città di Imperia ed ora candidato alla carica di consigliere comunale per il laboratorio per l'Imperia della coalizione Imperia con Capacci, in questi giorni è ospite dell'assemblea dei soci dell'associazione Amici di Imperia, costituita nella città di Friedrichshafen in Germania, in qualità di relatore. Strescino ha il compito di aprire i lavori dell'assemblea attraverso una relazione riguardo alla situazione politica della città di Imperia, così come gli è stato chiesto dal presidente del sodalizio, l'italo alemanno Mimmo Navatta. Il rapporto tra Imperia e Friedrichshafen nasce qualche anno fa, grazie all'interessamento di alcuni cittadini tedeschi proprietari di seconde case nel territorio imperiese, innamorati della Riviera. Diventa poi, con Strescino, sindaco istituzionale dopo la firma del cosiddetto patto d'amicizia, seguito dalle due amministrazioni nel 2010. Avrebbe dovuto sfociare nel gemellaggio ufficiale tra le due città durante le scorse vele d'epoca, ma le vicende giudiziarie legate al porto e poi il commissariamento del comune hanno stoppato l'iniziativa. Nuovo appuntamento domenica prossima con la ricerca contro il cancro. In occasione della festa della mamma, infatti, in numerose piazze della provincia di Imperia saranno allestiti banchetti che attraverso la vendita delle azalee serviranno al finanziamento di progetti dell'Associazione Italiana per la lotta ai tumori, al cancro. L'iniziativa è stata illustrata dall'avvocato Elvira Lombardi, consigliere regionale AIRC.
Si avvicina una nuova giornata importante per l'AIR che molte le postazioni in tutta la provincia di Imperia. Sì, certamente, 12 maggio, festa della mamma, come al solito saremo su tutte le piazze per la vendita dell'azalea. L'azalea quest'anno sarà 15 euro, che è la somma che richiediamo per diventare associati AIRC. Partiamo da Diano Marino, che è la piazza del mercato, tre piazze poi su Imperia, che sono la solita piazza Dante, piazza Serra e lungomare a Capitaneria. Facciamo ancora Arma, in via Boselli e Sanremo, piazza Colombo, poi ancora Pigna, Rocchetta Nervina, Isola Bona e Dolce Acqua. Quindi contiamo su una partecipazione nutrita, i nostri volontari sono già al lavoro, ci saremo, troverete sempre come tutti noi dai banchetti. Ricordiamo gli obiettivi. Ma gli obiettivi sono quelli di finanziare la ricerca sul cancro. AIRC nel 2011 ha finanziato progetti per 84 milioni di euro, c'è un comitato scientifico che valuta la bontà dei progetti, siamo molto orgogliosi dei risultati della ricerca che si sono ottenuti anche in questi anni e contiamo sempre sulla solidarietà di tutti per una partecipazione anche in futuro nell'interesse della nostra salute e di tutti noi. Ci sono molti giovani che vi lavorano? Sì, sicuramente. I ricercatori sono in gran parte giovani laureati che hanno avuto in questo modo l'occasione anche di fare esperienze di vita umane all'estero, in Italia. Li abbiamo portati anche nelle scuole in occasione della giornata sul cancro a novembre. E comunque ci sono tantissimi volontari di tutte le età che si danno da fare e che dedicano un po' del loro tempo anche a questa attività più che meritoria. Ribadiamo allora l'appuntamento nel quale si può fare con un piccolo gesto, si può fare molto. Certamente, 12 di maggio, tutte sulle piazze a comprare le azalee per l'AIRC. Grazie ancora. L'Istituto regionale per la floricoltura di Sanremo ha organizzato una nuova iniziativa con la quale apre le sue porte per mostrare le nuove varietà e le nuove selezioni di margherite da vaso. Proprio su queste l'ente sta portando avanti da molti anni un intenso lavoro di miglioramento genetico finalizzato soprattutto al contenimento della taglia per una coltivazione più sostenibile sia economicamente, sia dal punto di vista ambientale grazie alla riduzione dell'uso dei regolari di crescita. L'istituto sarà aperto anche domani dalle 8 alle 13 e mercoledì dalle 8 alle 18. Albenga, Lasso e Laigueglia uniscano le loro forze per diventare la città della cultura. E questa è la proposta lanciata da Luisella Berrino, conduttrice radiofonica e figlia del celebre pittore Mario Berrino, immediatamente accolta dal sindaco di Albenga, Rosy Guarnieri, nel corso della cerimonia di premiazione del premio Una Donna per la sua città, consegnato lo scorso fine settimana dallo Zonta Club di Alassio Albenga nell'auditorium Roberto Baldassare della Biblioteca Civica di Alassio. Anche il sindaco di Albenga ha partecipato all'iniziativa. Nuovi incontri dedicati alla natura e al mare alla scuola primaria del Castillo di Sanremo. Gli allievi delle quarte e delle terze elementari hanno infatti partecipato alla proiezione di alcuni filmati, alcuni dei quali subacquei, proposti dall'appassionato di immersioni e di riprese Cristian Morandi, già protagonista su Imperia TV della fortunata trasmissione Sopra e Sotto il Mare. In particolare ai bambini delle terze sono stati mostrati due filmati, uno dedicato alla fauna marina ed uno incentrato sul polpo, mentre alle quarte è stato proiettato un video sul Sudafrica. La cronaca. Questa notte i carabinieri dell'aliquota radiomobile hanno arrestato un artigiano di 50 anni di Alassio per i maltrattamenti in famiglia. L'uomo è accusato infatti di aver percorso per futili motivi la propria figlia di 17 anni. La giovane, a seguito delle lesioni riportate, è stata giudicata guaribile dai sanitari dell'ospedale d'Albenga in 30 giorni. Soccorsi in atto questa mattina a Rezzo, nell'entroterra di Imperia, dove un uomo di 61 anni è caduto da un muretto riportando un forte trauma cranico. Si tratta di un austriaco che è stato subito raggiunto dai medici del 118 e dal personale della Croce Rossa di Pievediteco. Sul posto è intervenuto anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco per il trasferimento del ferito presso l'ospedale Santa Corona di Pietraligure.
I carabinieri del nucleo radiomobile di Ventimiglia hanno arrestato un romeno di 45 anni senza fissa dimora, Florin Aidau, con l'accusa di rapina impropria. Lo straniero nullafacente e pregiudicato aveva sottratto alcuni prodotti alimentari all'interno di un supermercato in corso Limone Piemonte, nella città di confine. Vistosi scoperto, aveva così reagito nei confronti dell'addetto all'antitaccheggio ed è responsabile della sicurezza intervenuti con l'intento di bloccarlo. In relazione ai prelievi nello specchio acqueo di Sanremo effettuati dall'ARPAL, è stata emessa l'ordinanza di divieto di balneazione per la non conformità dei parametri solo per il tratto di costa entro i due porti in corso Trento e Trieste. L'ufficio ecologia del comune di Sanremo ritiene che già nei prossimi giorni i parametri risultati lievemente al di sopra dei limiti potrebbero tornare alla normalità. L'autostrada dei Fiori, l'integrazione e puntualizzazione di quanto già comunicato in merito alla chiusura del casello di Imperia Ovest, precisa che questo provvedimento sarà valido in uscita per i veicoli provenienti da Ventimiglia e in entrata per i veicoli diretti verso Savona, dalle 22 alle 6 di tutte le notti, comprese quelle tra mercoledì 8 e sabato 11 maggio. Noi facciamo una breve pausa, poi come sempre la seconda parte del giornale, tra poco. Si è svolta ieri al Parco Urbano di Imperia una manifestazione a sei zampe dedicata ai cani e ai loro padroni. L'iniziativa organizzata dal Centro Mangimi Animali e dall'Associazione Cinofila Imperiese ha visto più di 100 iscritti. Servizio. La manifestazione è stata un successo, fortunatamente ci sono stati più di un centinaio di iscritti, il tempo è stato dalla nostra parte, e siamo contenti e niente, speriamo appunto che si possa ripetere l'anno prossimo. Le persone hanno gradito questa manifestazione, ogni tanto c'è qualcosa anche per i nostri amici a quattro zampe e appunto speriamo che si possa rifare l'anno prossimo. Passeggiata interattiva, quindi durante il percorso le persone avevano a disposizione un foglio dove trovavano poi delle domande a cui rispondere, questo per fare in modo di coinvolgerli in pieno. Le domande andavano dall'alimentazione all'igiene all'educazione e a metà percorso c'erano delle prove pratiche dove Ilaria Vitone del Centro Cinofilo Ligure faceva vedere appunto delle attività come il seduto resta, la passeggiata nei cerchi, eccetera eccetera. È stato veramente carino, hanno partecipato tutti e siamo tutti molto contenti. È stato pubblicato il nuovo numero di Rivisto, il Free Press, diretto da Daniele La Corte, in prima pagina dove trionfa la famosa immagine di Totò che in un celebre film invita a votare per Antonio La Trippa, si parla di politica in relazione alle imminenti elezioni amministrative che vedranno al voto molti comuni del Ponente Ligure. Nelle pagine interne anche un'analisi di quelle che vengono definite liste civiche e di chi vi si nasconde all'interno. In questo numero si trova poi un articolo dedicato in particolare alle elezioni di Alassio con una serie di incontri organizzati nei vari quartieri della nota località rivierasca. Una pioggia di eventi collaterali dall'Asse alla Iguaglia per festeggiare lo sport e illuminare uno degli eventi più attesi del mondo podistico ligure in occasione della mezza maratona della Baia del Sole. La corsa in notturna dei comuni di Alassio e la Iguaglia si svolgerà anche la manifestazione a tutta birra. Sentiamo la presidente della Proloco. Silvia Bocchino, presidente della Proloco di Leiguiglia, 11 maggio a tutta birra Leiguiglia. Sì, questa manifestazione nasce in concomitanza con quella che sarà la mezza maratona notturna che si farà qui nella Baia del Sole. Partirà da Alassio, avrà l'arrivo a Leiguiglia, quindi su questo arrivo poi abbiamo deciso di costruire una serata di festa, visto che saremo tutti qua, parteciperemo tutti ai corridori e organizziamo un post. Quindi... Il programma dell'evento, della serata?
Sarà previsto l'arrivo, un pasta party durante le premiazioni e poi tutti i locali e i ristoranti di Laigueglia sulle singole piazze si sono messi d'accordo per avere una serata, un gruppo musicale, porteranno fuori le spine chi ha i bar, i ristoranti porteranno fuori i piatti da sport e ci sarà una notte bianca a Laigueglia. Il tutto da che ora a che ora? Ma la mezza maratona avrà una partenza intorno alle 20, quindi noi saremo già pronti a servire tutti. Chiaramente il termine è previsto per le 22:30 e quindi da lì poi inizierà la serata per il borgo di Laigueglia. Allora invitiamo tutti a partecipare all'evento. Invitiamo tutti caldamente a partecipare all'evento, a venire qua da noi, a venirci a trovare, a venirci a scoprire. Questo sì. Grazie a tutti. La sezione di Imperia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri organizza come tutti gli anni in collaborazione con il Polo Universitario Imperiese dell'Università di Genova e con il patrocinio della provincia e del comune di Imperia il ciclo di conferenze pomeriggi universitari giunti alla 12ª edizione. Il primo appuntamento è in programma mercoledì con Anna Marchini dal titolo Il Cristo nella mandorla, iconografie escatologiche absidali del ponente Ligure fra 300 e 400. E si terrà domani sera alle 21 presso il Teatro dell'Albero a San Lorenzo al Mare lo spettacolo L'Odissea dei ragazzi. Si tratta di un'iniziativa dell'AIFO nell'ambito della sua lotta alla lebbra del pregiudizio. La serata ospitata gratuitamente al Teatro dell'Albero si ripeterà mercoledì mattina alle 10:30 per gli studenti degli istituti dell'ITIS e degli istituti professionali di Imperia che hanno partecipato al progetto Rifugiati che AIFO ormai da 8 anni porta in diversi istituti della provincia. Grande successo di pubblico a Pieve di Teco nella collegiata di San Giovanni Battista in occasione del concerto dei 55 elementi dell'Orchestra Sinfonica Statale Classica della città di San Pietroburgo. È stato proprio il maestro Alexander Kantarov a voler portare la sua orchestra a Pieve di Teco per il terzo anno consecutivo. In particolare l'appuntamento pievese è stato reso possibile agli ottimi rapporti instaurati con l'orchestra russa dell'assessore alla cultura e al turismo della provincia di Imperia Alberto Bellotti e dell'amministrazione comunale di Pieve di Teco. Bene, ora guardiamo i cantieri sull'autostrada dei Fiori per questa settimana e poi ci interesseremo del quadro meteo. Questi cantieri sul tratto della 10 tra Savona e Confine di Stato che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico da lunedì 6 a domenica 12 maggio. In direzione Francia carreggiata nord, tra Savona e Spotorno, riduzione della carreggiata per bonifica alla pavimentazione drenante e fonoassorbente, lunedì e martedì anche notturno. Tra Spotorno e Feglino, riduzione della carreggiata per la posa di un cavo di TV a circuito chiuso nella galleria Santa Libera da lunedì a venerdì. In direzione Genova, carreggiata sud, tra Armaditaggio ed Imperia Ovest, riduzione della carreggiata per adeguamento delle barriere di sicurezza, da lunedì a domenica anche notturno e per il rifacimento dell'impianto di illuminazione allo svincolo di Imperia Ovest, da lunedì a sabato anche notturno e con chiusura parziale dello svincolo. Tra San Bartolomeo al Mare ed Andorra, riduzione di carreggiata per adeguamento delle barriere di sicurezza e mitigazione acustica al viadotto Rinnovo, da lunedì a domenica anche notturno. Tra Feglino e Spotorno, riduzione della carreggiata per ampliamento di un sistema di videosorveglianza alla Galleria Santa Libera, da lunedì a venerdì. Tra Spotorno e Savona, riduzione di carreggiata per bonifica alla pavimentazione drenante e fonoassorbente, giovedì e venerdì anche notturno. Per consentire il programmato intervento atto all'installazione del nuovo impianto di illuminazione dello svincolo del casello di Imperia Ovest, lo stesso rimarrà chiuso con le seguenti modalità. In uscita, per i veicoli provenienti da Ventimiglia, dalle 22 di lunedì prossimo alle 6 di martedì. In uscita, per i veicoli provenienti da Ventimiglia ed in entrata, per i veicoli diretti verso Savona, dalle 22 di mercoledì alle 6 di sabato. Salvo anticipato termine dei lavori, la direzione dell'autostrada di Fiori si scusa con gli utenti per eventuali disagi. Le previsioni del tempo elaborate da ARPAL Meteo Liguria. Domani, martedì 7 maggio,
Sarà una giornata caratterizzata da schiarite costiere alternate a qualche temporaneo annuvolamento, qualche addensamento in più sull'interno e sui rilievi. Umidità su valori medi in aumento, venti variabili deboli tendenti ad est sud-est, il mare sarà poco mosso in prevalenza, nessuna segnalazione di protezione civile. Dopodomani, mercoledì 8 maggio, giornata discreta, salvo temporanei addensamenti più probabili nell'interno e sullo Spezzino e Savonese, con possibili foschie. Umidità su valori medio-alti, venti deboli variabili, il mare poco mosso, anche in questo caso nessuna segnalazione di protezione civile. Chiudiamo qui il nostro giornale, come sempre l'appuntamento alle prossime edizioni, se volete, sul nostro sito imperiatv.it. Grazie ancora, buona serata.